Se la giocheranno Santo Spirito e Porta Sant'Andrea, lo avevano previsto non solo i nostri commentatori, Luca Caneschi in primis durante la settimana delle prove, ma anche lo stesso Martino Gianni che da ex re della piazza si conferma re della preparazione in barba al fatto che i suoi baby giostratori di Santo Spirito stavolta abbiano perso, regalando comunque una prestazione eccellente con carriere perfette e quantomeno per quella di Scortecci al limite tra il 4 e il 5. È così, ha detto in diretta anche Giorgio Marmorini, che con Andrea Lanzi ha affiancato Luca Caneschi nella telecronaca. La giostra è bella per questo, ti premio, ti penalizza al millimetro. Ma questa giostra 2013, dedicata al bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, vinta da Sant'Andrea dopo 6 digiuni con il 5, l'unico in piazza di Stefano Cherici, e dal 4 verticale del solido Vedovini, sarà ricordata anche per altri episodi. La schermaglia tra il capitano di Porta del Foro, Dario Tamarindi, con quello di Porta Crucifera, Maurizio Fazzoli, dopo la prima carriera di Daniele Gori, disturbata per la chimera da alcuni figuranti che avrebbero oltrepassato la linea, e su questo volano pesanti, le abbiamo sentite tutti in diretta, le parole di Daniele Gori che dopo l'amarezza del suo misero 2 ha detto a chiare note che se un maestro di campo permette i disturbi e i fumogeni, tanto vale che al suo posto ci sia un automa. Parole pesanti che aprono un altro fronte. Dopo Gori ha corso infatti Stefano Cherici, mentre ancora dal pozzo si vedeva i fumogeni lanciati poco prima da qualche tifoso. Ci si chiede se non siano opportuni controlli maggiori all'ingresso per evitare che qualcuno porti fumogeni. Su Porta Crucifera che dire, la conferma della validità di Vannozzi è in dubbia, mentre abbiamo assistito ad un Farsetti smarrito. Porta del Foro non se la passa bene da tempo e su questo anche il quartiere dovrà meditare, malgrado la buona prestazione dell'esordiente Stefano Mammuccini, che ha corso una carriera senza sbavature, portando a casa un bel 4 di ordinanza. Da ricordare poi il sorriso rassicurante di Martino Gianni, che con l'immancabile pacchetto di sigarette sembrava infondere tranquillità e pace a chi gli gravitava intorno. Martino che alla fine delle danze, sotto lo scroscio delle urla vittoriose di Sant'Andrea, ha lodato il quartiere vincitore pronunciando queste parole. È durante la settimana di prove che si vede il lavoro preparatorio di un quartiere e Sant'Andrea era in ottima forma. Sono tornati dunque a vincere i biancoverdi, ma occhio ai ragazzi terribili di Santo Spirito, anche questo è il bello della giostra. Da qui a giugno 2014 c'è il tempo per tutti per riflettere e ritrovarsi.